Il 31 gennaio 1983 nasce a Castellammare di Stabia Fabio Quagliarella. Attaccante dalla classe cristallina, capace di gol tutto estro e genialità, arriva in nazionale grazie all'ottima stagione disputata con la Sampdoria nel 2006-2007. A convocarlo è Roberto Donadoni, che lo fa esordire nei minuti finali di Italia-Scozia, gara di qualificazione agli europei, il 29 marzo 2007. Per i primi gol in azzurro, Quagliarella dovrà aspettare meno di 3 mesi. Il 6 giugno, contro la Lituania, l'attaccante è il grande protagonista della trasferta baltica degli azzurri. Un sinistro potente e angolato dai 25 metri e un destro fulmineo di rara bellezza danno il successo all'Italia. Partecipa agli europei del 2008, dove scende in campo una sola volta contro la Romania. Il ritorno in panchina di Marcello Lippi non lo fa uscire dal giro azzurro, anzi, Quagliarella colleziona presenze, partecipa alla Confederations Cup del 2009 e l'anno dopo ai mondiali. In Sudafrica realizza un gol splendido, un cucchiaio morbido e preciso, certamente la sua rete più bella in azzurro. Ma è una rete amara, l'Italia perde 3-2 l'ultima gara del gruppo G contro la Slovacchia ed è eliminata. Dopo quella Coppa del Mondo, segna ancora nell'autunno 2010 contro le Faroe in una gara di qualificazione ad Euro 2012 e contro la Romania in amichevole. Quelli rimangono, per ora, gli ultimi squilli in azzurro di Fabio Quagliarella.